Newsila è l'applicazione ideale se vogliamo coniugare l'insegnamento e apprendimento delle lingue straniere con i compiti autentici. È un'applicazione web gratuita che infatti ci permette di creare le nostre consegne partendo da contenuti e articoli di stretta attualità e ai quali possiamo facilmente aggiungere quiz, annotazioni e sintesi vocale. Una volta effettuato l'accesso, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a gestire le impostazioni del nostro account e delle nostre classi. Per fare questo dobbiamo andare a cliccare in alto a destra, a fianco all'icona del nostro account e quindi cliccare su Settings. Da qui possiamo facilmente modificare il nostro profilo, ma soprattutto possiamo andare a gestire e creare le nostre classi cliccando su Classes. Per creare una nuova classe sarà sufficiente cliccare su Create a Class. E qui, una volta dato il nome alla nostra classe, abbiamo la possibilità di scegliere il livello, il grado di apprendimento, l'argomento disciplinare, ma soprattutto possiamo applicare il filtro Elementary, un'opzione molto utile per insegnanti della scuola primaria o insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Questa opzione permetterà infatti ai nostri ragazzi di vedere sempre contenuti adatti al loro livello di apprendimento. Le classi create possono essere facilmente sincronizzate con Google Classroom semplicemente cliccando su Sync Now. Possiamo anche aggiungere singolarmente i nostri studenti se andiamo a cliccare qua su Students. Quindi cliccare su Add Students e inviargli il link con il codice classe. Andiamo però adesso a vedere come creare le nostre consegne. Come prima cosa mi devo spostare qua nel menu in alto a sinistra. E quindi nella sezione Browse potrò scegliere i miei contenuti per argomento o area disciplinare. In questo caso troverò delle consegne già pronte che potrò comunque personalizzare a mio piacimento, oppure posso andare a scegliere i miei contenuti nella sezione News. In questo caso potrò creare la mia consegna partendo da zero. Come prima cosa devo scegliere l'argomento di mio interesse. Verrò quindi riportato alla pagina di lavoro. Ora qui abbiamo a disposizione una serie di strumenti che ci permettono di personalizzare la nostra consegna, come per esempio le annotazioni. Se clicco qui su Annotation, compariranno delle annotazioni per gli studenti con dei relativi commenti. Per creare un'annotazione mi basterà andare a evidenziare la parte di testo interessata, cliccare quindi su Annotate. Come vedete viene salvata qui a destra e io qua in basso posso aggiungere un mio commento. Posso scegliere anche il colore dell'annotazione e quindi salvarla. Sempre qui a destra comparirà anche un quiz in inglese già pronto, tarato ovviamente sul livello di apprendimento scelto per la mia classe. E poi presente un write prompt, cioè un input per far scrivere un testo ai nostri ragazzi, quindi un input per la consegna. Questo input è già preimpostato. Chiede ai ragazzi qual è l'idea principale del testo e quali dettagli dell'articolo gli aiutano a identificare questa idea, ma possiamo anche modificarlo semplicemente cliccando qua su Edit e quindi aggiungendo il nostro input. Qua a sinistra abbiamo ancora un altro pannello di strumenti che ci permette di condividere questa attività, di salvarla in bozza e di nasconderla eventualmente ad altre classi. Di aggiungerla a un set di contenuti già pronto oppure di creare un nuovo set di contenuti nel quale andremo ad aggiungerla. Possiamo poi ovviamente passare in modalità presentazione e possiamo utilizzare anche la sintesi vocale. Questa è un'opzione che sarà disponibile anche per gli studenti quando andranno a visualizzare la consegna. Una volta che abbiamo personalizzato quindi la nostra consegna, dobbiamo assegnarla alla classe. Per fare questo dobbiamo andare a cliccare qua in alto al centro su Assign. Possiamo scegliere in questo caso o di aggiungerla a una consegna precedentemente creata oppure di creare la nostra consegna da zero. Una volta creata la nostra consegna, possiamo anche eventualmente modificare il titolo. Dobbiamo ovviamente andare a scegliere il grado di apprendimento e soprattutto dobbiamo andare ad aggiungere la classe. Possiamo quindi inserire qui le istruzioni per la nostra consegna.
In base comparirà l'articolo con i contenuti personalizzati. Quindi la nostra consegna è pronta, non ci resta che assegnarla andando a cliccare qua in alto a destra su Assign. Una volta creata la nostra consegna, abbiamo la possibilità ancora di condividerla tramite link su Google Classroom, su Remind o per email, così come possiamo anche renderla disponibile per altri insegnanti e quindi renderla pubblica su Newsila. Con i tasti in alto a destra, Delete ed Edit, abbiamo sempre la possibilità di cancellarla o di modificarla.